Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo nel carcere di Teramo a Castrogno. Sovraffollamento e carenza di personale sono due delle criticità mai risolte nel carcere teramano. Oggi le celebrazioni del bicentenario della Polizia Penitenziaria senza la rappresentanza del sindacato di categoria Sappe, che protesta contro le assunzioni fatte dal Ministero della Giustizia ritenute insufficienti. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. La celebrazione del bicentenario di vita della Polizia Penitenziaria, che si è svolta in forma solenne al carcere di Castrogno di Teramo, è stata l'occasione per fare il punto su una serie di emergenze vissute da carcerati ed operatori all'interno della casa circondariale teramana. Sovraffollamento e carenza di personale sono due criticità che non possono passare inosservate per chi legge i dati riguardanti appunto Castrogno. 387 detenuti invece dei 250 previsti, 160 guardie penitenziarie, il giusto rapporto dovrebbe essere invece di due guardie ogni carcerato e con una carenza del 30% e del 50% di sottufficiali. Uno dei problemi maggiori è data dalla peculiarità dei detenuti che accoglie Castrogno. Noi accogliamo molti circuiti penitenziari, praticamente tutti, dagli alta sicurezza ai protetti, ai detenuti comuni, al femminile. Ovviamente questa varia tipologia di detenuti comporta delle dinamiche di sicurezza diverse, infatti tra loro non si possono incontrare le varie tipologie. E non solo, Castrogno accoglie anche moltissimi detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza o problematiche psichiatriche, che inevitabilmente comportano un maggior livello di attenzione, un maggior livello di lavoro da parte di tutto il personale coinvolto. Cosa chiedete? Beh, noi ci piacerebbe avere dei numeri diversi da quelli che abbiamo adesso, quindi dete qualche detenuto in meno, perché comunque il problema del sovraffollamento interessa fortemente Castrogno, e ci piacerebbe avere qualche unità di personale in più perché ce n'è poco. Sappiamo che il sovraffollamento è una delle criticità ormai remote, la stiamo rivivendo nell'ultimo periodo, nonostante quei tentativi, quei sollievi di 1° gennaio del 2017, quando ci fu uno sfollamento di un certo numero di persone a seguito delle criticità ambientali che hanno caratterizzato non solo Teramo ma in particolar modo anche questo carcere. Ci vorrebbe più personale? Beh, sappiamo benissimo che in un'esigenza che si vive attualmente, che è quella di modernizzazione dell'ambiente penitenziario, in cui si parla tanto di vigilanza dinamica, di strutture all'avanguardia con telecamere, modi di custodialità più aperti e distensivi e rispettosi delle esigenze di dignità del detenuto, sappiamo che il Parlamento deve comunque prendere atto di questa criticità. Alla celebrazione del bicentenario della Polizia Penitenziaria a Castrogno non ha partecipato il sindacato Sappe, una protesta su tutto il territorio nazionale contro le assunzioni fatte dal Ministero della Giustizia ritenute assolutamente insufficienti. Le altre notizie di cronaca, iniziamo da Lanciano. Marco Natale, 57 anni, portantino dell'ospedale Floraspe Renzetti, si è schiantato contro un albero al bordo della sua Alfa 156 di colore grigio dopo aver investito un'altra auto parcheggiata lungo la strada, che a seguito dell'impatto è stata sbalzata sul lato opposto. L'uomo era appena uscito da casa nel quartiere San Giuseppe della città frentana e si stava recando al lavoro poco dopo le 7:30. La causa dell'incidente potrebbe essere stata un malore. Sul posto in pochi minuti è arrivata l'ambulanza del 118, allertata da alcuni residenti che hanno sentito il botto e si sono affacciati alle finestre. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo, finito sul sedile posteriore dell'auto senza riuscirci. Testimone dell'incidente una passante che ha raccontato la dinamica di quanto accaduto ai carabinieri. L'area, come vedete dalle immagini, è stata transennata e chiusa al traffico per oltre 3 ore, è stata presidiata dai carabinieri e dalla polizia municipale in attesa del nulla osta del PM Mirvana Di Serio per la rimozione del corpo. Sul posto sono accorsi anche i familiari dell'uomo, allertati dalle forze dell'ordine.
E continuiamo con la cronaca. Ladri in azione della notte in una stazione di rifornimento a Città Sant'Angelo sulla Nazionale Adriatica. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, hanno sradicato la colonnina del self-service usando un camion. Scattato l'allarme però, si sarebbero dati alla fuga senza il bottino. Sul posto, per la messa in sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano, oltre ai militari dell'arma che si stanno occupando anche delle indagini. Ancora cronaca, un giovane di nazionalità inglese di 37 anni di professione ingegnere è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara con un trauma cranico-facciale, ferite e lesioni al volto e anche nella zona epatica. Il professionista britannico, ben vestito, è stato trovato questa mattina a Pescara attorno alle 7.30 nei pressi del lungo fiume dei Poeti, ferito e riverso a terra, è stato trovato da un uomo che stava recandosi al lavoro e che immediatamente ha allertato la sala operativa del 118. Una volta arrivati i sanitari hanno soccorso il ferito semicosciente trasferendolo immediatamente all'ospedale. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato al ferimento dell'uomo, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Ora la politica, resa dei conti nel Partito Democratico dopo la sconfitta elettorale alle comunali dell'Aquila. Il partito si riorganizza in vista del congresso ed emergono le prime candidature per le segreterie provinciali e comunali. Torna in campo l'ex sindaco Cialente. Sentiamo il servizio curato dalla redazione aquilana. Segreteria provinciale e comunale. La riorganizzazione del Partito Democratico dopo la botta presa alle comunali passa anche per questi due step. Per la provinciale quasi certa la candidatura del segretario comunale del PD Stefano Albano. Per la segreteria comunale la candidatura dell'ex sindaco Massimo Cialente, che ha deciso di tornare in campo, ha spiazzato un po' tutti. Ma non sarà solo, perché lo sfiderà l'ex assessore Maurizio Capri e probabilmente scenderà in campo anche l'ex assessore Emanuela Di Giovan Battista. Ma per il momento sereno, ci sono state le prime candidature, non è escluso che ce ne siano anche altre, insomma c'è del tempo, è chiaro che si comincia a entrare insomma nell'ambito di una discussione, di un confronto che secondo me è utile oltre che necessario per il fatto che insomma usciamo da una sconfitta alle elezioni, ci sono stati sicuramente dei risvolti negativi anche rispetto all'elettorato e quindi è giusto appunto fermarci attraverso un confronto vero, sincero, a capire le ragioni insomma della sconfitta, ma soprattutto con quali strumenti, con quale rinnovato entusiasmo e programmi affrontiamo insomma questa nuova fase. Lo scontro aquilano dovrebbe giocarsi anche dentro quello delle correnti nazionali. Cialente, Albano e la Di Giovan Battista sono orlandiani, mentre Capri è renziano come Di Benedetto, il grande sconfitto alle comunali. Sa tanto di resa dei conti, mentre l'ex sindaco Cialente tira in ballo i vecchi del partito e questo a molti non è piaciuto. Questa forse è la parte che condivido meno del suo intervento, perché del resto nessuno mai ha chiuso le porte ai vecchi compagni, ai vecchi tesserati che sono sempre stati considerati una risorsa. Di fatto è nella fisiologia delle cose, oggi bisognerebbe invece puntare ad aprire il partito anche alle giovani energie, perché è un processo naturale insomma che va alimentato. Pensare di guardare soltanto ai vecchi ricordi senza capire che oggi probabilmente occorre pensare ad un partito che anche nella sua forma sia più attraente, attrattivo per i giovani, quindi capire con quale formule esserlo è sicuramente il punto centrale secondo me, quindi bene, ma non c'è mai stata una chiusura insomma, i tesserati storici, però ecco, dobbiamo guardare con molta attenzione alle nuove energie. Torniamo a Teramo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise sarà protagonista del G7 della veterinaria che si terrà a Roma il prossimo 5 ottobre. Si parlerà dei progressi fatti nei sistemi informatici per la raccolta dei dati al fine di garantire la sanità pubblica veterinaria. Vediamo insieme il servizio. Il 5 ottobre a Roma l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo sarà protagonista al G7 dedicato alla veterinaria.
In quella data si riuniranno i capi servizi veterinari dei 7 paesi maggiormente industrializzati e si affronteranno temi importanti come la raccolta dati e il sistema informatico. L'IZS Teramano, su richiesta del Ministero della Salute, presenterà la propria esperienza nei sistemi informatici e banche dati per i quali è centro di referenza nazionale. Ci sarà un G7 dei capi servizi veterinari in Italia il prossimo 5 ottobre. È il secondo G7, dopo quello di Tokyo ci sarà un G7 veterinario a Roma e noi vorremmo presentare in quell'occasione quello che è il nostro sistema di raccolta dei dati dal punto di vista informatico a tutela della salute umana, della salute pubblica e dell'ambiente. E quindi Teramo ha già preparato qualche cosa da presentare per i nostri ospiti. Al G7 di Roma si parlerà anche di emergenze veterinarie non epidemiche, come quella vissuta dall'Abruzzo a gennaio scorso, quando sisma e terremoto hanno fatto crollare centinaia di stalle e morire migliaia di animali. In quell'occasione l'IZS di Teramo si attivò in un'unità operativa di emergenza con risultati significativi. Che giorni tremendi sono stati quelli di gennaio? Beh, ripensare a quei giorni oggi non è facile, nel senso che effettivamente è stata un'altra volta una sfida sul piano professionale e sul piano umano. In quella circostanza io ricordo distintamente che ci muovemmo subito per coordinarci con i servizi veterinari regionali. Dopo quel passaggio venimmo convocati immediatamente dal prefetto di Teramo, che ha istituito il centro di coordinamento dei servizi. Ricordo anche che quella giornata venne il ministro Martina, facemmo il punto della situazione e ricordo anche distintamente che il tema animale suscitò una reazione nella misura in cui si riteneva in quel momento eccessivo parlare di questo tema rispetto al fatto che le persone avessero necessità urgenti. Ma questo è il segnale di quanto il sistema di sanità pubblica veterinaria, il sistema veterinario fosse già pronto in quei primissimi momenti a reagire in maniera coordinata e dare supporto agli animali, alle persone attraverso l'assistenza ai loro animali. Ora ci spostiamo a Chieti e andiamo all'ospedale dove è stato inaugurato questa mattina il reparto di reumatologia pediatrica, una eccellenza per la sanità abruzzese. Paolo Renzetti. Presidente D'Alfonso, l'inaugurazione del reparto oggi di reumatologia pediatrica è un altro passo avanti per la crescita dell'ospedale di Chieti. Questa è un'eccellenza non solo per Chieti, per l'Abruzzo ma anche oltre, per la bravura dei medici con a capo Luciana Breda, per la tradizione di correttezza dei familiari dei pazienti, per il bisogno dei pazienti che sono questi bambini straordinari e anche perché tutto è partito con un gesto di straordinaria volontà e competenza dei medici che incontrando i familiari hanno creato questa eccellenza. Voglio ringraziare i due imprenditori che si sono fatti carico di responsabilità sociale d'impresa, la Walter Tosto S.P.A. e la Toto S.P.A. Questa opera c'è grazie ad una composizione di sforzi ed è bello che la comunità interviene e si fa carico dei vuoti del potere pubblico. Si dimostra ogni qualvolta investiamo sulla sanità che cerchiamo di specializzare i nostri presidi, di dargli alcune vocazioni che sono non solo regionali ma che si rivolgono anche a altri territori del nostro paese, investendo su delle professionalità molto importanti come quella appunto che rappresenta Luciana Breda con tutti i suoi collaboratori e che mette ovviamente un altro tassello nell'innalzamento della qualità dei nostri servizi in questo campo molto molto particolare perché è rivolto ai bambini nel caso di specie. In questo reparto noi ci occupiamo di bambini che soffrono di malattie reumatologiche croniche. Si tratta di patologie che colpiscono prevalentemente l'apparato muscolo-scheletrico, ma possono interessare anche altri organi come l'occhio, l'intestino, la cute, i polmoni, il rene, il cuore. Quindi c'è bisogno di un team di esperti che si occupa di questi bambini. Certo, noi siamo partiti negli anni 90, il centro regionale di reumatologia pediatrica è stato istituito nel 1997, siamo al ventennio e in questi vent'anni abbiamo fatto tante cose insieme all'associazione Arara Onlus, ma di strada ne abbiamo ancora tanta da fare. Il nostro obiettivo è sempre curare al meglio e migliorare la qualità di vita di questi piccoli pazienti.
Al Comune di Pescara continua lo scontro sulle mense scolastiche e sulla gestione appunto del servizio di ristorazione per gli alunni. Si acuisce lo scontro fra l'assessore Giacomo Cuzzi e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimiliano Di Pillo, che questa mattina ha risposto proprio a quanto affermato dall'assessore Cuzzi in una conferenza stampa in cui aveva garantito che la pasta servita agli studenti era perfettamente idonea al capitolato con grano italiano nonostante i risparmi per l'ente. Sentiamo. La grande balla la dice l'assessore Cuzzi e i suoi collaboratori, perché sicuramente rispetto a questo problema noi abbiamo documentazione di un messaggio WhatsApp del sottoscritto. Attraverso questo messaggio ci dicono tranquillamente e serenamente che è una miscela di grani nazionali e internazionali. Questa è la realtà, ma non è soltanto questo il problema è il capitolato speciale d'appalto che prevedeva non soltanto il discorso della pasta con grano coltivato e prodotto in Italia, ma il fatto che sia stata modificata a novembre il tipo di pasta che era stata fornita ai bambini nelle mense. Il discorso non si basa solo esclusivamente sulla pasta, noi non abbiamo fatto nessun tipo di allarmismo, abbiamo soltanto detto che attraverso un nostro un esposto mio e del deputato Colletti, la magistratura di Pescara ha ritenuto opportuno aprire un'indagine. Evidentemente c'è qualcosa che non va, ci sono altri elementi, ci sono elementi in riferimento al software, dell'utilizzo del software per il pagamento e per il conteggio soprattutto degli alunni, ci sono i lavori ancora svolti che sono previsti nel capitolato e che erano previsti nel progetto tecnico della ditta che fornisce in questo momento il servizio. Quindi i problemi sono tanti, forse Cuzzi continua a dire lui delle grandi balle. Torna il prossimo 29 di settembre la manifestazione Sharper, la notte dei ricercatori, che si svolgerà in contemporanea in 300 città di tutta Europa. Il centro storico del capoluogo di regione, L'Aquila, diventerà teatro di esperimenti, laboratori e spettacoli. Vediamo. Anche L'Aquila si accende per la notte europea dei ricercatori, che si svolgerà venerdì 29 settembre in 300 città europee. Sharper animerà la città con tantissime proposte di iniziative, con la scienza al centro. E il centro dell'Aquila, grazie alle iniziative del Gran Sasso Science Institute, dell'Università degli Studi dell'Aquila e dei laboratori del Gran Sasso, diventerà il luogo in cui attività, laboratori interattivi, conferenze, spettacoli ed esperimenti scientifici vedranno come protagonisti ricercatori e cittadini. Quando dico noi, dico il Gran Sasso Science Institute, ma anche l'Università dell'Aquila naturalmente e i laboratori del Gran Sasso, vogliamo che questo appuntamento diventi una tradizione per l'Aquila, un appuntamento fisso, e è quello in cui cerchiamo di in tutta la città organizzare spettacoli, exhibit, conferenze, stimolare la curiosità di tutti i cittadini e anche soprattutto dei giovani naturalmente, avvicinandoli a quelle che sono le tematiche della ricerca e a fargli capire quanto può essere bello, interessante, affascinante appunto fare ricerca. Abbiamo bisogno di più ricercatori, abbiamo bisogno di più laureati in realtà, l'Italia è in fondo alle classifiche da questo punto di vista, dei paesi più importanti, quindi c'è un gap da recuperare e secondo me per recuperare questo gap, oltre che fare il solito appello, diciamo così, al governo, in realtà c'è anche da stimolare nei cittadini il desiderio di iscriversi all'università, di studiare di più, di fare ricerca. Gli appuntamenti inizieranno nel pomeriggio e dureranno per tutta la notte a scandire una giornata che finora ha sempre riscosso molto successo. Tra quelli di maggior spicco emerge anche la presenza della Polizia Scientifica e dell'IRIS di Roma, che mostreranno ai cittadini alcuni aspetti interessanti dell'investigazione scientifica. Ovviamente spazio anche al divertimento con una caccia al tesoro speciale o Dance on the Fluid, che darà la possibilità a tutti di ballare come se si fosse sul mare. Tra le proposte dell'Ateneo Aquilano spicca anche la presentazione del nascente polo museale dell'Ateneo a Palazzo Camponeschi, che sarà aperto per l'occasione in anteprima.
Ed ora apriamo la pagina dello sport. Iniziamo ovviamente dal calcio, dalla Serie B e dal Pescara. Seduta di rifinitura questa mattina per la squadra di Zeman. Nel pomeriggio partenza con volo charter per Cremona, dove domani i biancazzurri, reduci da 3 pareggi consecutivi subiti in rimonta, sfideranno la neopromossa compagine grigio-rossa guidata da Attilio Tesser. Zeman è privo di 7 elementi, tra cui Proietti, Perrotta e Mancuso. In difesa la coppia centrale sarà Bovo-Coda, mentre a sinistra potrebbe essere il turno di Balzano al posto di Mazzotta. A destra solito ballottaggio per la fascia, in mediana probabile inserimento di Carraro in regia con il ritorno di Brugman mezzala, Valsania in panchina, davanti non dovrebbero esserci novità. Dopo la rifinitura ha parlato nella tradizionale conferenza stampa pre-gara il tecnico Zeman, che andiamo ad ascoltare. È stato più complicato lavorare in questi giorni? Non è stato più complicato. È più facile correggere 2 errori che tutta la partita. Io ripeto, la squadra ha fatto partita sufficiente, poi l'avversario ha fatto 2 tiri, 2 gol su errori nostri. Vabbè, ma dei singoli, per me è sempre la squadra che devo giudicare, poi che su errori lì singoli si prendono gol. Ma i singoli non si possono ricambiare, devono acquisire la concentrazione giusta per giocare ogni palla con lo stesso impegno. Ruban gioca, poi si vede dopo. Bisogna vedere che cosa uno chiede da un regista. Lei che cosa chiederebbe per la partita di domani? Per la partita di Cremona a Brugman, di costruire gioco per la squadra. E quindi va bene in quella posizione? In quella posizione deve costruire la palla. Lui ha giocato 115 palloni, di cui 100 inutili, che è un brutto numero. Esatto, perché è troppo lontano dagli attaccanti, così sì. Se gioca a mezzala è più vicino e ci viene meglio. Ci può dare quelle che sono le indicazioni migliori su Carraro, cioè sulle sue caratteristiche? Vabbè, lui è regista nato, quindi no, tipo già da mezzala si troverebbe male, mentre Brugman può fare questo e altro. E fisicamente sicuramente è superiore a Brugman. Il discorso di nuovo di esperienza, lui giocando in primavera, specialmente a Firenze, si giocava sotto ritmo, si deve abituare a giocare con ritmo e anche lì di essere più propositivo e non giocare solo per non perdere la palla. E sulla Cremonese? Vabbè, una buona squadra con giocatori esperti, anche se provengono dalla Serie C, giocano un calcio abbastanza semplice, ma sempre equilibrato, è fase difensiva e fase offensiva. Scendiamo di categoria, parliamo adesso del Teramo, penultima seduta di allenamento per i biancorossi prima della dura trasferta di Pordenone contro la prima della classe. Il tecnico Asta prova un modulo leggermente più prudente, il 4-4-2, mentre è sempre più vicino il rientro di Stefano Amadio. L'attaccante Ciro Foggia parla del momento che sta attraversando la squadra e non si spaventa per la prossima gara a Pordenone. Dice: cercheremo di attaccare e comunque di vincere la partita. Sentiamo. Sì, era importante comunque fare una buona prestazione, poi comunque è venuto il gol e siamo riusciti anche a vincere la partita. Però comunque tutto sommato le mie prestazioni stanno crescendo sempre domenica dopo domenica, do sempre il massimo e comunque quando viene il gol è sempre un di più. Sì, secondo me c'era più quello di prima che quello che ha dato il rigore, però comunque per le somme c'era il calcio di rigore. Meno male che me l'ha dato, che comunque a Vicenza è un rigore netto e non me l'ha dato. Sì, comunque erano 2 partite che sono andato vicino e l'attaccante comunque viveva il gol.
Sono stato contento con che l'ho trovato anche sul calcio di rigore, comunque sempre un ruolo importante, ha contribuito alla vittoria della squadra. Andiamo sempre con il nostro atteggiamento, sempre, comunque sempre di offendere, di attaccare gli avversari. Sicuramente sappiamo che il Pordenone è una squadra importante, con questa prima in classifica, però andiamo là con la nostra naturalezza e ce la giocheremo a viso aperto. È un po' quello che mi chiede il mister, comunque poi la mia caratteristica è quella, è comunque di aiutare sia il centrocampo che in attacco, di fare tanto movimento, comunque di pressare tutti e di cercare comunque di abbassarmi sui centrocampisti per dare una mano, dai. Ma secondo me a livello mentale, a livello di gestione della partita, perché noi vogliamo sempre affondare, sempre andare in avanti, dobbiamo capire che in certi momenti della partita bisogna anche tenere un po' la palla e far respirare comunque un po', perché comunque andiamo sempre, attacchiamo sempre, comunque pure domenica è capitato sul 3-1, abbiamo rischiato un paio di volte anche sul 2-1, il 2-2, sul 3-1 abbiamo preso il 3-2 che poi si era aperta la partita, dobbiamo gestirla meglio. Lasciamo il calcio, cambiamo disciplina adesso per occuparci di golf. Nel corso della competizione Alps Tour, il presidente della Federgolf ha parlato diffusamente della situazione del Miglianico Golf Club, una delle isole felici, le poche rimaste per quanto riguarda il golf nel centro-sud Italia. Sentiamo l'intervista di Paolo Sinibaldi. Presidente Franco Chimenti, intanto partiamo dal suo legame con l'Abruzzo del golf, con l'Abruzzo di Miglianico che ospita l'Alps Tour. Sì, l'Abruzzo di Miglianico è veramente una realtà del golf nel sud, purtroppo non facilmente ripetibile, purtroppo devo dire, e con amarezza dico questo. Questo a vantaggio di quello che è stato fatto in questa location, che dimostrerebbe che se si facesse altrettanto dalle altre parti il golf potrebbe rappresentare una risorsa non tanto per il sud quanto per addirittura per il paese. E invece questo non si capisce, non si sfrutta questa, il sole, non si sfrutta la bellezza del sud e tante altre cose importantissime che si associano a un turismo ricco come quello golfistico, e a questo punto non si capisce e non si va per una certa strada. Qui lo hanno capito, come lo hanno capito certamente in altre sedi, in Sicilia, in Puglia eccetera, ma ci sono delle regioni che purtroppo non rispondono ai nostri continui appelli, richiami eccetera. Questa invece è una realtà fantastica, io sono felice di esserci perché si celebra una situazione di grande privilegio per il golf. Il tutto si incastona in un discorso più ampio che è quello che porta Ryder Cup 2022. Io a microfoni spenti l'ho sentita essere molto incisiva su questo argomento. Sì, molto incisivo, perché praticamente l'Italia si è aggiudicata una competizione impossibile, impossibile, perché noi golfisticamente parlando ci stiamo evolvendo, ma non siamo così evoluti come e si potrebbe immaginare, eppure in questa situazione siamo riusciti a prevalere e questo ci induce ad essere molto ottimisti. Ed è tutto per la prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento alle ore 19. Buona giornata.